Abbia interferito nelle mie scelte di vita. Il racconto inizia di quando ero piccola, molto piccola. Mia mamma aveva conosciuto una signora e non ho capito bene se l'aveva conosciuta al lavoro perché colleghe, mi pare. Comunque, avevo conosciuto una signora, questa signora aveva invitato mia madre e la mia famiglia al compleanno di suo figlio. Suo figlio era un bambino prodigio, quelli cosiddetti enfant prodige, e senza già da piccolissimo. Alla sola tenera età di un anno aveva trovatosi di fronte ad un pianoforte con due mani in maniera molto ovviamente molto elementare riuscì a strimpellare una melodia. La cosa fu particolare perché sapeva suonare. Questa famiglia andò a casa, andarono a trovare il vecchio maestro di musica del padre. Quando furono accolti nel salotto, il bambino di 13 mesi, mi pare, forse pare che aveva 13 mesi, che ancora camminava poco, era da poco che si era svezzato nel camminare, e non era inquieto e voleva per forza, piangeva perché voleva andare a vedere un pianoforte. In questo salotto c'era un pianoforte. Il proprietario di casa, nonché il maestro di musica, il professore di musica, si spazientì, prese il bambino e disse: dai su, no, disse, signora, lo lasci avvicinare al pianoforte, così si renderà conto che non è un giocattolo. Sullo scalpello con i piedini, quindi all'impiedi. Questo bambino ad un certo punto si inginocchia sullo scalpello e si mette a suonare. Il maestro dice che fu davvero sbalordito perché non poteva credere che un bambino così piccolo potesse suonare ad orecchio una melodia che sicuramente aveva già sentito da qualche parte. Precisamente dicevano quello che mi hanno raccontato, che raccontavano è che
senza particolari doti, cioè senza particolari, aveva la dote, quindi senza lezioni, solo con la sua dote, chiedo scusa. Causa orario, non ci sto più con la testa. Quindi questa è la storia di questo bambino prodigio. Quando mia mamma conobbe la mamma di questo bambino, ci fu l'occasione di un compleanno e fummo tutti quanti invitati alla festa. Io ero piccolina, avevo circa 3 anni e mi ricordo perfettamente, cioè mi ricordo come un sogno questo bambino che suonava. Padre, a un certo punto, quando il bambino si mise a suonare, mi prese in braccio e guardavo dall'alto, e io da allora ho sempre avuto il desiderio di suonare il pianoforte, ma un desiderio immenso, ma veramente, veramente immenso. Tanto che ogni volta che passavamo dal negozio di strumenti musicali della mia città, io entravo e andavo a strimpellare tutti i pianoforti che vedevo. E tanto che il proprietario del negozio, dopo ormai che avevamo fatto conoscenza, mi regalò una pianolina della Bontempi per Natale, quindi fu proprio generoso, fu proprio un regalo di sua spontanea volontà. E io iniziai a suonare ad orecchio su questa pianolina, finché poi non riuscii a convincere mio padre a comprarmi un pianoforte, ma già avevo 10 anni. Solo che mi comprò il pianoforte, ma non volle mai mandarmi a scuola di musica, quindi per me fu davvero una cosa triste, perché io volevo diventare una pianista, avevo già le idee chiare da piccola di quello che avrei voluto fare da grande. E nulla, io praticamente in questa storia autobiografica mi racconto, ovviamente mi racconto in maniera molto più chiara di come possa fare a voce, e soprattutto a quest'ora che sì, no, mi sono un po' incartucciata con le parole a causa stanchezza. E se vi va di sapere com'è il proseguo di questa storia, potete andare tranquillamente su Wattpad e cercare il mio nome e cognome. Comunque vi lascio qui, sia all'inizio della schermata vi dovrebbero apparire tutti i miei social, però vi apparirà anche qui. Ok, io anche per oggi ho finito, e spero che comunque un video doppione vi abbia comunque fatto piacere. Io vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e mettete tanto